Ciao a tutti ragazzi, allora l'avete visto il Direct del 18? Io sinceramente non mi aspettavo nulla di che ed invece hanno sparato delle mine allucinanti. Terrò ovviamente l'annuncio più importante alla fine. Ultimo appunto, ricordate che queste sono le mie impressioni e come tali sono soggettive. Iniziamo col Nintendo World Championships, NES Edition, un gioco caruccio che vuole emulare i tornei che ostava Nintendo con lo stesso nome. Se volete recuperarvi qualche informazione in più su questi tornei, su Netflix c'è un documentario di nome Highscore, dove c'è una puntata in cui parlano proprio di questo Nintendo World Championship. Si passa poi a Nintendo Switch Sports, con un aggiornamento riguardante l'introduzione del basket. Ora, io non capisco perché stiano aggiungendo tutti questi giochi a distanza di 2 anni dalla data di uscita. Cristo, il basket era compreso già su Wii Sports Resort? Non potevano aspettare di avere almeno buona parte dei giochi fondamentali dei Wii Sports? Vabbè. Mio, Memories in Orbits. Sembra molto carino, sia come stile artistico che come meccaniche di gameplay, simili a Ori and the Blind Forest e Will of the Wisps. Speriamo che non sia troppo simile ai titoli di Moon Studios. Si continua con Among Us. Oh mio Dio, basta con sto gioco! Among Us. Han presentato anche Donkey Kong Country Returns HD, semplicemente un porting del gioco per Wii sulla Switch, con annessi i livelli aggiuntivi della versione 3DS. Sicuramente un'ottima occasione per chi non l'ha giocato ai tempi e se lo vuole recuperare. Si continua poi con Dragon Quest 3 HD 2D Remake e Dragon Quest 1 e 2 HD 2D Remake. Questa è una saga che non ho mai giocato. Un remake dei vecchi giochi con la grafica stile Octopath Traveler, che fa sempre il suo bel figurone. E data l'emozione di Dario Moccia, equiparabile alla mia con il titolo che vedremo alla fine, mi sono detto, se lo ha emozionato così tanto, un motivo c'è, e vuol dire che è un gioco della Madonna. Probabilmente non lo prenderò a prezzo intero al day one, ma in futuro, quando su Steam fanno gli sconti dei franchise, un pensierino ce lo faccio. Luigi's Mansion 2 HD. Stesso discorso di Donkey Kong, ottima occasione per recuperarli chi non li aveva mai giocati sulle console originali, quindi non è il mio caso. Hanno presentato un nuovo Mario Party, chiamato Jamboree, che esteticamente è bellissimo, tra il centro commerciale, una similpista di Mario Kart e l'isola che rutta Goomba hanno fatto un lavoro certosino, tipo la crescenza. L'unico grosso problema che ho con questo Mario Party e quello precedente rilasciati su Switch è che non hai la possibilità di giocare col Pro Controller. Per chi ha le mani un attimino enormi è complicato giocare anche ai minigiochi più stupidi. Adesso non mi ricordo se puoi usare i 2 Joy-Con in verticale oppure no, ma il problema è presente e rimane perché ha le mani enormi. Anche perché su Breath of the Wild i motion control del Pro Controller te li fanno usare per risolvere alcuni enigmi ambientali, mentre su Mario Party no. Quando si presenta Onuma è sempre un momento altissimo per la Direct. Anche perché è entrato così. Pam, sono Onuma, beccatevi sto Zelda in 2D nuovo. E io, oh, ma che cazzo fai? Calma Onuma, calma. Finalmente con protagonista Zelda. All'inizio pensavo fosse un remake di The Legend of Zelda Oracle of Ages e Oracle of Seasons, fino a quando non ho visto Link venire ciucciato dal vuoto che si è formato a terra. Una meccanica bellissima e originalissima, che non snatura per niente il personaggio di Zelda. Ovvero la possibilità di creare coppie di oggetti e nemici, per sfruttarle e andare avanti tra enigmi e ondate di sgherri. L'unica mia preoccupazione è che ci sia un blocco in grado di risolvere più di un enigma e abusarlo fino alla fine del gioco. Ma confido in Aonuma e nel suo team di sviluppo ad occhi chiusi, dopo che ci hanno regalato quei mostri sacri di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Penultimo gioco, Metroid Prime 4. Devo ammettere una grande colpa, non ho giocato ai vecchi Metroid Prime, ed anche in quelli 3D ne ho giocati veramente pochi. Un po' Dread e Metroid Fusion per Game Boy Advance. Ma puttana Eva, quanto è figo! E potrò sbagliarmi, ma il mio sesto senso e mezzo mi dice che sia un gioco cross-gen, dato che esce nel 2025. Ha una grafica troppo dettagliata per girare con tutti quei fotogrammi. Vedremo come lo svilupperà Retro Studios. E per concludere in bellezza, finalmente, dopo 9 anni dall'ultimo capitolo uscito per 3DS, Mario e Luigi, fraternauti alla carica. Oh mio Dio, non ci speravo più. Giuro, avevo perso ogni tipo di speranza, dato che nel 2019 Alpha Dream ha chiuso baracche e burattini. Se prendete la reazione di Dario Moccia per Dragon Quest e la mettete qua, otterrete la mia. E si può capire la mia reazione, dato che il mio nickname è Mario e Luigi. Il nome in italiano non mi fa impazzire, ad essere onesto. Fraternauti. In originale è Brothership, che è più figo e ha molto più senso, dato che sono fratelli e nel trailer c'è una nave. Ma, a parte il nome, è tutto spettacolare. Dai colori,
art style, animazioni, il sistema di battaglia che è rimasto lo stesso, ritornano le mosse fratello e gli attacchi speciali, dato che hanno mostrato un guscio rosso con annessa animazione che ricorda molto Mario Strikers. Si può vedere come Luigi sia controllabile a parte, dato che i fratelli sono separati per risolvere puzzle e meccanismi ambientali. La musica, per quanto breve, mi è sembrata molto originale e orecchiabile. Aspettiamo con trepidazione il 7 novembre per comprarlo e divorarlo. Sono 9 anni che aspetto.